Daniele Giari, cosa fai nella vita? Allora, io nella vita, ci pensavo in questi giorni, io mi definisco un operatore culturale. Cioè? Perché io faccio una serie di lavori che hanno a che fare col mondo dell'arte, della cultura. Sì. E anche della musica. Sì. Io sono un tecnico del suono, prima di tutto, da anni. Peraltro alcuni ragazzi che sono qua oggi li ho conosciuti proprio facendo questo lavoro. Certo. In un locale a Torino per un po' di anni. E poi ho aperto con alcuni amici anni fa una scuola di musica qui a Torino. Bello. Una piccola realtà che però ci sta dando grandi soddisfazioni. Senza soldi, senza mezzi, senza niente di niente, però abbiamo creato una piccola nicchia che quest'anno, quarto anno di attività, ha 40 allievi. E quindi sono molto felice. Però fai anche musica tua? Sì, perché questo è puro divertimento. Diciamo. Okay. Quello è lavoro, è un bel lavoro comunque. Io sono inerente alla musica, praticamente vivi di musica, sei fortunato. Io praticamente sì, in qualche modo vivo di musica e faccio ancora altre attività legate alla, sempre a questo tipo di lavoro in una biblioteca storica. Dove? Sempre a Torino, che si occupa di letteratura per ragazzi, quindi facciamo eventi per bambini e per ragazzi con musica e lettura. Quindi questo è un po' il mio mondo. Fai l'altro mondo. Va bene. Hai fatto dischi tu? No. Fai live? Qualcosa faccio, cose un po' particolari. Per esempio un mese fa ho suonato per degli amici che hanno un'associazione culturale, è un bellissimo progetto che si chiama La Cabina dell'Arte Diffusa, così pubblicizziamo anche. Hanno adottato una cabina telefonica in un piccolo parco pubblico con i patrocini della circoscrizione e danno spazio ad artisti, a fanno esposizioni d'arte, tutta una serie di queste cose. E io la cabina telefonica? Intorno alla cabina telefonica, cioè la cabina telefonica è lo spazio che dà il certo. nome e tutto quello che c'è intorno diventa un qualcosa di, diciamo, diffuso. Questo si chiama Respira, è un pezzo positivo perché penso che in questo momento ci sia un gran bisogno di positività. Confuso tra i tuoi grigi pensieri, la notte buia non riesce a cancellare i segni del dolore. Ammira le bellezze del mondo, fai un respiro profondo, lo vedi tutto passa e si riconcilia con te. Te stesso nel soffio del vento, la soluzione che pensavi lontana è lì ad un passo da te. Se pensi che sia il mondo a farti male, sai, quel male non è solo il tuo, ma è la condizione che hai. Se vuoi tu puoi ripartire da qui, da qui. Brucia dietro di te quella pagina nera e quel fuoco la strada ti illuminerà di un nuovo colore sarà. Non credere che il cambiamento sia cosa facile. Ci vuole tempo, sai, quel tempo che tu credi di non avere mai. È poco, lo so, ti sembra poco, vorresti colorare l'universo come un gioco, ma non arrenderti, se tutto cambia, prima cambia dentro di te, in te. Brucia dietro di te quella pagina nera e quel fuoco la strada ti illuminerà di un nuovo colore sarà. Ti ritrovi a camminare sotto questo sole che scalda, illumina
le contraddizioni del mondo, tutte quelle contrazioni del tempo che porta il cambiamento. Respira, brucia dietro di te quella pagina nera, e quel fuoco la strada ti illuminerà. Di un nuovo colore sarà, di un nuovo colore sarà, di un nuovo colore sarà. Tu hai visto Guerra e Pace? Cioè, hai letto il film Guerra e Pace, il libro Guerra e Pace? Sì, tanti anni fa, ma tanti sì. Tanti anni fa. E hai visto il film Ben-Hur? Sì. Che caratteristiche in comune hanno con la tua canzone il film Guerra e Pace, il libro Guerra e Pace e il film Ben-Hur? Però che domanda è? Che sono non lunghi sono davanti, pronto. Sono lunghi, ah, che okay, non finiscono mai. Hai fatto una canzone lunghissima. Seconda cosa, è chiaro che tu, anche giustamente, canti per te stesso. Perché altrimenti mi apriresti gli occhi. Non ti chiuderesti in te sì, stesso. È vero, tendo un po' a chiudere gli occhi, questo esatto. È vero. Chiudere gli occhi vuol dire come se io ti parlo adesso così, con gli occhi chiusi, certo. E tu, cioè non comunico, capito? Cioè non ti arriva quello che io dico. Quindi, ciò che ti manca nel tuo lavoro che fai in studio, di qua e di là, è il live. Certo. Ti manca molto il live. E lì tu devi lavorare. Certo. Tu devi lavorare, ti accorgi, se fai una canzone così live, ti accorgi che all'inizio la gente è così, dopo un po' comincia a parlare tra di loro e c'è da dire allora forse la devo accorciare, cioè. Ma sono tutte cose che tu certo. Ti confronti con live. Quindi quello che ti posso consigliare è fare tanto live, mm-hmm. Continuare a comporre perché componi bene, però tagli, che mi piace, tagli. Sì, c'è bisogno di tagliare in effetti. Togliere significa aggiungere nell'arte, sempre. Sì, sempre, è vero. Ma è solo nelle canzoni sono, perché di solito sono un tipo molto sintetico, però si vede che nella canzone ancora... Nella canzone devo... tu sei bipolare, c'è la tua bipolarità. È bravissimo, esatto, hai capito perfettamente. Quindi nella canzone è tutta una pipa mentale, la canzone, dove sei sintetico, sì. Efficace e tutto il resto, nella invece canzone nella ti lascia canzone, andare, vado. Dici ti crotoli dentro. Probabilmente è così. Ti rotoli come i cagnolini nell'erba, hai capito? Stai bene. Invece devi reagire e fare questo, il live. Ti vuole il live, dopodiché non fare un disco fin quando non fai del live. No, ma tanto... No, perché fin quando non testi le tue canzoni con certo, un live, infatti. Non puoi fare un disco. Assolutamente. Capito? Come si faceva una volta, esatto. Prima si suonava dal bravo, vivo. Come si faceva una volta, i brani infatti... venivano testati dal vivo, poi facevi il disco. E noi infatti... Questo devi fare. Ok? Benissimo. Ok. Ti ringrazio, io voglio solo dirti una cosa invece personale, volevo Devi. Ringraziarti visto che dopo tantissimi anni che ti seguo, io ho cominciato a seguire Roxy Bar l'ultima stagione televisiva, quindi l'ho sì. Scoperto nel 2000-2001, però insomma, per esempio è grazie a te che non mangio più carne dal 2005, quindi volevo ringraziarti dal vivo, così è stato un piacere. T'ho allungato la vita, perché non mangiare più carne, poi se hai eliminato anche il latte e latticini diventi ancora... Sì, non sono mai stato un grande, perfetto. Non sono totalmente vegano, ma comunque... Quindi Daniele... Continua, visto che sei vegano e quasi vegano e comunque stai vegetariano, quindi hai una considerazione della vita diversa, continua a dare spazio a chi fa arte e nella tua arte confrontati con gli altri, aprendo gli occhi e facendo live. Ti e allora puoi crescere appunto. Perfetto. Okay? Grazie ancora. Ciao. Ciao.